Un caro saluto a tutti voi, benvenuti nel nostro salotto del venerdì sera, Cuccioli e Campioni, un salotto un po' ridotto ultimamente perché come sapete i nostri ospiti sono quasi tutti in collegamento Zoom, lo sarà anche il calciatore del Pescara che verrà a trovarci più tardi, ma abbiamo qui in studio mister Pierluigi Iervese, allenatore della Primavera del Pescara. Buonasera mister. Buonasera Mia. E abbiamo in collegamento i ragazzi esordienti 2008 di mister Nicola D'Amore. Salutiamo i ragazzi, ciao ragazzi, buonasera mister. Ciao a tutti, ciao buonasera. A tutti. Buonasera. 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 Allora saranno loro buonasera. A fare le domande al calciatore che arriverà più tardi, che vi diciamo è uno dei volti nuovi del Pescara, un calciatore che è stato acquistato a gennaio. Allora, vi ricordo che la nostra trasmissione è un viaggio nel mondo giovanile, oltre a questo confronto tra il calciatore e i ragazzi, in questo caso gli esordienti 2008, ci saranno anche dei servizi sulle squadre giovanili, quelle che giocano la primavera soprattutto. Io vorrei iniziare proprio da questa splendida realtà biancazzurra, la primavera di mister Iervese, prima in classifica con 5 punti di vantaggio sulla seconda. Allora mister, questo fenomeno non era annunciato, non era previsto o no? No, all'inizio direi proprio di no, i ragazzi stanno facendo un campionato molto interessante, siamo primi, 5 punti di vantaggio anche se il Lecce è una partita in meno, però a prescindere dal discorso classifica devo dire che si stanno comportando veramente bene, crescono settimana dopo settimana e stanno dando belle soddisfazioni, speriamo di continuare su questa strada. Chi sono i ragazzi della primavera? Ci sono talenti locali, atleti arrivati da fuori, è un mix equilibrato, come è composta? Sì, no, direi che la maggior parte del gruppo è formato da ragazzi che stanno facendo un percorso qui da noi da anni. E più c'è qualche altro ragazzo da quest'anno che viene da fuori, però la maggior parte del gruppo, ripeto, ha fatto tutte le trafile da noi, dal percorso del settore giovanile e di conseguenza adesso questo è l'anno, diciamo, l'anno più importante per un'eventuale consacrazione oppure diciamo un completamento finale del percorso iniziato. Il campionato è arrivato alla seconda di ritorno, c'è stato uno stop all'inizio, quanto è difficile andare avanti in tempi di Covid? Assolutamente non è facile perché interrompere spesso il discorso partita è un po' complicato anche per il ragazzo per cercare di fargli mantenere la concentrazione perché poi la partita è, diciamo, che è il completamento del lavoro settimanale che si fa. E devo dire che i miei sono stati veramente bravi, soprattutto nel momento difficile, e si sono sempre allenati bene e devo dire che poi sul campo hanno risposto alla grande, dimostrando anche un attaccamento, questo senso di appartenenza che forse penso che in questo momento sia la cosa più importante e più bella da apprezzare, oltre che ai miglioramenti tecnici e individuali che naturalmente devono avvenire per la crescita del ragazzo. Giro questa domanda all'allenatore degli esordienti 2008, Nicola D'Amore. Quanto è difficile far allenare questi ragazzi senza la partita del fine settimana? Buonasera ancora a tutti, buonasera. Grazie per l'invito. A voi, grazie sì, di essere qui. È molto difficile, soprattutto per noi adesso che sono svariate settimane, che siamo proprio fermi. E quindi prima invece non potevamo fare partite, diciamo, esercitazioni con contatto, e quindi bisognava studiare un po' di più le esercitazioni per tenere sempre alto, diciamo, il morale a questi ragazzi, ma ci siamo riusciti nonostante questo, diciamo, questo grande problema che abbiamo. Poi loro sono grandi, quindi abbiamo anche un gruppo WhatsApp, hanno tutti il telefonino, quindi ci sentiamo, diciamo, quasi quotidianamente. Commentiamo le partite del Pescara, le partite della Serie A, quindi ci teniamo ancora in contatto, diciamo. Voi comunque riuscite a far allenare questi ragazzi quotidianamente, ognuno per conto proprio, sotto casa, loro riescono a dare continuità a questa specie di preparazione?
Sì, la Pescara Calcio ci ha fornito anche dei video, diciamo, dei tutorial con esercitazioni individuali da poter svolgere. Ne abbiamo fatte sia a livello tecnico che a livello motorio, diciamo, di esercizi sempre da fare comunque all'esterno oppure in una cameretta senza far tanti danni, però sì, l'abbiamo fatto, stiamo facendo tuttora. Vorrei sentire un ragazzo su come sta vivendo questo momento di chiusura della scuola calcio. È un momento molto difficile, sicuramente, come tutti. È molto complicato comunque non allenarsi, perché era quotidiano quasi. Quindi mi fa molto strano, credo. Però comunque, come ha detto il mister, piano piano stiamo riprendendo anche individualmente ad allenarci, anche in piccoli modi, in piccoli gesti, però allenandoci. Bravo Davide, volevo chiedere a mister Iervese se è d'accordo su questa chiusura delle scuole calcio o si poteva continuare a lavorare con le dovute precauzioni. Ma credo che sia difficile potersi esprimere, perché purtroppo è una situazione molto, molto difficile. Io vedo anche mio figlio che è a casa e che facciamo fatica a mantenerlo, e quindi posso capire il disagio che si crea, e soprattutto per loro, che questa passione grande che hanno per il calcio, obbligarli a non frequentare, obbligarli a non potersi allenare, credo che sia molto difficile. Speriamo che col passare del tempo si possa tornare al più presto alla normalità e poter dare la possibilità a loro di esprimersi al meglio. Noi adesso andiamo sul vostro campo, perché prima che la scuola calcio chiudesse, speriamo temporaneamente, speriamo per un periodo molto breve, Luca Teseo è venuto a farvi visita e quindi ha intervistato voi e anche l'allenatore. Iniziamo proprio dall'intervista al tecnico Nicola D'Amore, Luca Teseo. Abbiamo riniziato degli allenamenti, anche se in forma individuale, con poche partite, quindi questo magari un po' lo soffrono i bambini, i ragazzi. Però poco contrasto. Esatto, esatto. Però vedersi comunque insieme già all'ingresso è tutta un'altra cosa. Sì, la fortuna è che comunque lo zoccolo duro del gruppo stava insieme già l'anno scorso e un po' altri ragazzi li conoscevamo perché ci siamo portati da altre realtà, sono venuti conoscendoci, perché comunque io con mister Attilio Ridolfi collaboro da tanti anni. E poi sì, sono bravi ragazzi, soprattutto il periodo è molto delicato, quindi il nostro servizio, diciamo, è molto importante per loro. Quest'età, diciamo, l'età degli esordienti è l'ultimo anno prima, diciamo, del calcio dei grandi, diciamo, dei giovanissimi, degli allievi, quindi comunque sì, bisogna vedere se c'è qualche ragazzo pronto, e altrimenti comunque ci sono tante altre realtà dove possono giocare. L'importante è che giocano sempre e si divertano. Possiamo dire, facendo gli scongiuri, che neanche il Covid ha fermato le attività di base della Pescara Calcio? No, no, la fortuna è proprio quella, che siamo a Pescara Calcio, perché molte realtà in giro, diciamo, a Pescara e in Abruzzo purtroppo hanno smesso di fermare, sia per una mancanza di impianti, invece qui grazie alla ottima scelta che, diciamo, che hanno fatto i dirigenti della Pescara Calcio, abbiamo un'ottima struttura dove potete lavorare, con dei campetti, il calciotto, c'è anche il bar e tutto un altro servizio, insomma. E torniamo in studio per rivolgere le domande a mister Iervese. Tu sei già stato nella nostra trasmissione, quindi sai che i ragazzi sono molto bravi a fare i giornalisti. Assolutamente sì. Sei pronto? Come no? Allora, iniziamo con le domande dei nostri cuccioli, che poi oggi tanto cuccioli non sono. Alessandro De Santis, vai. Allora, qual è la cosa più importante che un allenatore deve insegnare ai propri giocatori? Sicuramente la prima cosa è cercare di vivere questo sport, questa passione con entusiasmo e con allegria, e cercare
di pensare soprattutto quando si è all'inizio di divertirsi e cercare di, ripeto, come ho detto prima, di viverla con la massima della passione, perché è la cosa più importante. Poi naturalmente con, man mano che si cresce, ci sono tante, tante situazioni, tanti profili da migliorare, dal discorso tecnico fino ad arrivare con, ecco, i ragazzi della Primavera al miglioramento anche del profilo tattico. Però ecco, all'inizio, soprattutto per i ragazzini più piccoli, diciamo che l'importante è cercare di mantenere viva questo entusiasmo, questa passione nel viverlo soprattutto come un divertimento, che penso che sia la cosa più bella. Matteo Chiocupo, che differenze ci sono tra allenare i ragazzi e comunque i giocatori della Primavera? Ma sicuramente è un discorso diverso, perché allenare i ragazzi, io ho avuto anche la fortuna di allenare gli allievi nazionali prima di allenare una prima squadra e di conseguenza anche la Primavera, sono tre discorsi diversi. I ragazzi, naturalmente il risultato viene, la cosa che viene meno, e quindi si pensa soprattutto a cercare di farli crescere e migliorare a livello individuale. Quando si allena una Primavera, è naturalmente una prima squadra, come ho avuto la possibilità anche io di allenare, e oltre al discorso, al profilo del miglioramento individuale, c'è anche il discorso della prestazione e di conseguenza anche del risultato, quindi qualcosina sicuramente si cambia, è normale che man mano che si cresce, ecco, dipende anche, bisogna tener conto anche del risultato, quindi bisogna giocare oltre che a divertirsi anche a ottenere risultati sul campo. Alessandro Iachini, la tua domanda. Qual è l'ultima cosa che lei dice ai suoi giocatori prima che scendano in campo? Questa è bella. Ah sì. Dico sempre coraggio, di giocare con coraggio, con personalità, con libertà, ma soprattutto coraggio, perché mi piace la squadra che abbia un atteggiamento mentale forte e che non abbia paura di esprimere sia sotto il profilo individuale ma anche sotto il profilo di squadra e di gioco. E invece durante un momento di difficoltà cosa dice i ragazzi? Ma dipende da che cosa arriva, da che cosa può arrivare questa difficoltà, e quindi cercare di aiutarli per superare quel momento difficile. Ma bisogna sempre rimanere equilibrati e non farsi prendere dall'ansia, perché alla fine l'ansia porta solo a peggiorare la situazione, quindi mantenere sempre questo equilibrio e questa forza mentale da poter capovolgere la situazione. Tu sei molto tranquillo nel modo di parlare, flemmatico, ma trasmetti ai tuoi ragazzi questa serenità o in campo diventi un po' più... In campo sono un po' diverso. Ah, no? Sì, sono... Più cattivo. No, cattivo, ma è un discorso anche di carattere, di personalità, quindi mi piacciono le squadre che hanno una certa forza, quindi mi piacciono quelli ragazzi che non si arrendono mai, e cerco di riportare questo a loro. Igor Zito, vai. Salve, io volevo chiedere... se lei è orgogliosa di allenare dei ragazzi così, che magari un domani diventeranno dei campioni, oppure i suoi obiettivi a fine stagione? Due domande in una. Questa è bella pure. Sicuramente la più grande gratificazione, penso che per un allenatore che vive il settore giovanile, come l'ho vissuto io dagli allievi adesso alla Primavera, la soddisfazione più grande sicuramente è quello di vedere il proprio allievo, il proprio ragazzo arrivare a raggiungere l'obiettivo più importante, che è quello di andare in prima squadra, oppure di poter esprimere i propri valori, le proprie capacità anche in una squadra professionistica. E sicuramente questo è l'obiettivo principale. Poi, per quanto riguarda il discorso di essere orgoglioso, lo sono tantissimo, perché allenare la Primavera per me è sempre stato un obiettivo mio personale, perché ho dei ricordi importanti che coltivavo con mio padre, quindi è sempre rimasto per me un obiettivo da raggiungere, e per fortuna
ci sono riuscito e questo per me è una gratificazione importante, anche perché allenare la primavera della propria squadra, della propria città, è sempre stato un obiettivo mio. È l'obiettivo anche della prima squadra? Ma adesso non, sicuramente chi non vorrebbe allenare la prima squadra, però io credo che ogni cosa bisogna arrivarci con gli step giusti, e quindi cercare di prima di mostrare il proprio valore e con meritocrazia arrivare a un obiettivo che uno ha in mente. Cristian Schiavoni, la tua domanda. Lei quando giocava che ruolo ricopriva e quanto aiuta aver giocato prima di allenare? Anche questo è molto bello. E io non ho avuto la fortuna di fare una carriera nei professionisti, una carriera importante. Sono arrivato a giocare fino alla Serie D e devo dire che giocare anche a certi livelli può aiutare sicuramente quando uno ha l'obiettivo di allenare. Si arriva a un momento che penso che ognuno abbia la propria categoria che merita, no? Come dico io, perché ci sono tante situazioni e tante valutazioni da fare per poter arrivare ad esprimersi a certi livelli. Quindi sicuramente giocare ti aiuta, perché puoi capire anche alcune situazioni di gioco che hai vissuto sul campo. Giocando penso che sia un pochettino più difficile poter avere sia a livello di conoscenze, ma anche capire alcune situazioni di gioco che si possono creare. Ragazzi, adesso torniamo sul vostro campo, perché seguiamo insieme le interviste che Luca Teseo ha fatto a voi. Mi chiamo Davide Sabatino, ho 12 anni e abito a Montesilvano. Frequento la scuola calcio Pescara da quest'anno, quindi questo è il primo anno per noi. Mi chiamo Oscar Fuschi, sono venuto a giocare qui nel Pescara Calcio. Per me è un'ottima società perché sono il mister, sa allenare e comunque ho trovato buoni compagni qui. Se fosse un'orchestra a parlare per noi. Una grande esperienza e una società molto, molto ricca, molto, molto avanzata, con dei sistemi molto, molto eccellenti. Questo gruppo è come posso dire, mi ci sono subito fatto amico, cioè siamo tutti amici e ci sappiamo capire in campo. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Noi siamo il gruppo 2008-2009, siamo una bella squadra comunque, siamo come una famiglia da noi. Durante una giornata di allenamento innanzitutto ci si riscalda all'inizio, poi si iniziano a fare esercizi. Durante la settimana, ovviamente il martedì, ci sono tre allenamenti a settimana. Il martedì si inizia con il riscaldamento, o cosiddetta corsa. Il mercoledì la forza. Il venerdì, l'ultimo giorno, ci si basa sulla tecnica. Ho deciso di giocare col Pescara perché mi sembra una squadra molto adatta per sviluppare proprio il gioco del calcio. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Spero di diventare un calciatore e giocare nella prima squadra del Pescara. Che ruolo ricopri adesso? Io ricopro il ruolo di terzino destro e centrocampista centrale. Il mio sogno sarebbe giocare con una buona squadra da grande. Tipo il Pescara? Sì. Ne hai parlato col presidente Sebastiani? Non ancora. E allora mandagli un messaggio. Okay. Caro presidente. Mi tenga presente. E bravi i nostri ragazzi. Mister D'Amore, quanto è forte a quest'età la personalità di un baby calciatore? I ragazzi che ci tengono di più al risultato, i ragazzi di conforto per i compagni,
già diciamo sono abbastanza delineati, nonostante ancora sono ragazzi, quindi pensano sempre al gioco, al divertimento, però sì. E tu sei stato anche allenatore degli allievi del Pescara, che differenza hai trovato tra l'età in cui ti trovi ad allenare adesso e gli allievi, a livello di approccio con ma ragazzi? Sicuramente con la primavera i ragazzi sono più pronti sia fisicamente ma anche mentalmente. Negli allievi bisogna stare attenti anche perché è una fase di crescita importante dove può incidere molto sulla crescita individuale del ragazzo. È stata un'esperienza molto bella per me perché l'ho fatta per 6 anni è venuto fuori sempre un rapporto molto forte e diretto con il ragazzo, quindi è un'esperienza che mi porto veramente dietro con dei ricordi bellissimi. Per quanto riguarda il discorso primavera, il ragazzo è, diciamo che è quasi pronto per fare il salto nei grandi e quindi trovi un profilo un pochettino più completo, più già formato, e quindi è un discorso un pochettino diverso. E abbiamo il calciatore del Pescara ospite questa sera a Cuccioli e Campioni, che è Jens Odgaard. Ciao Jens. Ciao. Benvenuto a Cuccioli e Campioni, ci aiuteremo con l'inglese perché lui parla italiano, però ha chiesto, visto il fuoco di fila di domande a cui si sottoporrà, di poter parlare in inglese. Allora, prima mister Ivrese, un giudizio su questo nuovo arrivato nella famiglia del Pescara? Ah, penso veramente un ottimo acquisto perché è un giocatore importante, è un attaccante che secondo me è molto completo e che sicuramente riuscirà a dare un grosso aiuto alla squadra. Già lo sto facendo adesso e sono convinto che potrà fare ancora meglio perché ha delle potenzialità veramente importanti. Uh-huh. Questo calciatore ha esordito nella squadra del Lyngby, credo, a 16 anni. Jens, is it true that you were absolute beginners at 16 years old? Yes, I went to the first team in Lyngby when I was 16, 17 years old. And how did you feel among grown-up players when you were so young? It was a bit of a change because you go from playing with your friends to playing professional. It's much more serious and the level is higher. So the change is very big, but it's very nice to do because you push yourself. Uh-huh. Dice che è stato un po' strano esordire in prima squadra a 16-17 anni perché lui era abituato a prendere il calcio come un gioco con i suoi coetanei, invece si è trovato a dover fare le cose seriamente, ma è stata una grossa spinta, quindi ha apprezzato molto questo esordio così precoce. Allora, io direi di passare alle domande dei ragazzi. Sei pronto per sottoporti a queste domande? Ok, allora iniziamo con la prima domanda di Lorenzo. Qual è stata la tua prima reazione quando ti hanno ammesso nella tua squadra? I was really happy because it has always been my dream to play football professionally, and everything I did as a kid was playing football. So to have the possibility to play it professionally was made me very happy. Giocare a calcio è stato sempre il suo sogno, lui da bambino non faceva che giocare a calcio, non pensava ad altro, e quindi poter esordire tra i professionisti a quell'età lo ha reso molto felice. Seconda domanda da Marco Pacifici, esordienti 2008. Salve, volevo chiedere che consiglio darebbe un ragazzo come noi per diventare quello che lei è ora? Oh, it's a very, very good question. My advice would be that you have to understand how to have fun playing football, because the most important part is that you have fun. And after that, you have to play like you play. You don't have to be anyone else. You have to play like yourself, and you have to be free on the pitch. And you just have to be happy, play like you do, and have confidence.
Ok, il consiglio che lui dà è quello di divertirsi, perché prima di tutto a questa età il calcio deve essere un divertimento e poi mano a mano che si cresce bisogna essere se stessi, non diventare qualcun altro, essere se stessi e continuare a divertirsi e a esprimersi liberamente sul campo. Mister Riprese, questi sono dei consigli molto importanti a livello internazionale, cioè è sempre uguale, sono le stesse cose che dicono anche gli allenatori. Sì, ma credo che siano le cose più importanti, fondamentali per poter diventare un giocatore forte come lui. Bisogna partire sempre dal basso e vivere questo sport, come abbiamo detto prima, con passione e con entusiasmo. E poi man mano che si cresce, man mano che si capisce che uno può avere delle potenzialità, delle capacità importanti per poter diventare un professionista, di conseguenza bisogna comportarsi da professionista. Salutiamo Massimo Profeta. Eccoci qui, come va? Tutto ciao, bene? Ciao Massimo, sì, tu come stai? Tutto bene, mi fa piacere rivedere, credo sia lui, no? Luigi? Sì, esatto, sì. Luigi Hervese, sì, sì. Grande allenatore, predestinato. Sì. Predestinato, dove pensi che arriverà Hervese? Vabbè, ma lui abbiamo la stessa idea di calcio, il maestro, quindi. No, a parte gli scherzi, Luigi è bravissimo secondo me, bravissimo. Tra l'altro, guarda, dico subito, si era parlato di lui a un certo punto della stagione. Io vado controcorrente, Luigi, io sono contento invece, sono contento perché tu devi fare il tuo percorso. Non era il momento giusto, tu ti farai perché sei bravo, hai delle idee innovative, sei molto serio, però devi fare il tuo percorso e quindi ti auguro le migliori fortune. Bene, vuoi rispondere? Grazie Massimo, mi fa piacere sentirlo, perché parlare con Massimo è un piacere, ringrazio per le belle parole. E come dice lui, voglio fare il percorso uno step alla volta e in questo momento sto facendo questa esperienza con la primavera, la voglio terminare bene e poi quello che verrà non lo sapremo più là. Ah, giusto. Jens, Massimo is going to talk about you, about your career, about your technical characteristics. So, do you think you can understand Italian? He's Italian. Pensi che tu possa capire l'italiano di Massimo Profeta? Massimo non è un'offesa, ovviamente, ma sto spiegando che lui parlerà in italiano. Yes, I think so. I think it will be fine. Benissimo. Allora, ok. Vai, Massimo. Chi è? Sì, velocemente, insomma, intanto stiamo parlando di uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, anche se lui è danese, Jens Odgaard, che tra l'altro compirà 22 anni il prossimo 31 marzo, quindi tra pochissimo, è giovanissimo, è arrivato in Italia nell'estate 2017, è stato acquistato dall'Inter, ha debuttato nel campionato primavera contro l'Udinese, subito un assist, addirittura nella seconda giornata di quel campionato, stiamo parlando della stagione 2017-2018, cara Mila, ha realizzato tre gol contro il Milan allenato da Gennaro Gattuso, quindi insomma si è presentato alla grande questo ragazzo che è una punta centrale, io direi, parlando di caratteristiche, sì, una punta centrale, ma secondo me può agire anche da seconda punta, cioè lui dà il meglio sicuramente quando ha al suo fianco un altro attaccante, è un mancino naturale ma calcia molto bene anche con il destro. Quella primavera allenata da Vecchi, stiamo parlando dell'Inter, la stagione 2017-2018 era una primavera stellare perché militavano in quella formazione insomma giocatori come Zaniolo, Bettella e Zappa che noi conosciamo, il pescarese Pompetti, insomma era una primavera davvero importante di spessore, abbiamo detto della seconda giornata quando ha segnato tre gol contro il Milan, in totale nella sua prima stagione a Milano ben 15 gol, 7 in campionato, 6 in Youth League che sarebbe la Coppa dei Campioni dei Giovani, uno in Coppa Italia e uno al Viareggio. Ha saltato le ultime 10 partite di quella stagione, tra l'altro lui era già nazionale, ha fatto tutte le nazionali giovanili con la Danimarca, è arrivato sino alla nazionale Under 21 segnando anche 2 gol e ha vinto tutto in quella stagione con l'Inter, lo Scudetto, la Coppa Italia Primavera, il Viareggio, insomma è stata una stagione molto importante. Nel 2018 però succede questo, che il Sassuolo lo acquista perché c'è un'operazione e in ballo c'è Matteo Politano che passa al
all'Inter e quindi lui viene acquistato dal Sassuolo, diciamo che fa parte della prima squadra, giocherà in primavera in quella stagione soltanto 4 partite segnando 2 gol, De Zerbi lo vede molto bene, però lo fa esordire soltanto, gli fa fare soltanto una partita, uno scampolo di gara contro la SPAL, Sassuolo SPAL 1-1 e lui esordisce in Serie A il 24 febbraio 2019 per la precisione, a 15 minuti dall'epilogo prende il posto di un certo Alessandro Matri, sicuramente resta una grandissima soddisfazione. Lo scorso anno torna, o meglio gioca nel campionato, nel massimo campionato olandese con l'Heerenveen, realizza 7 gol, insomma niente male per un giovane attaccante, ha segnato anche contro l'Ajax, ho visto insomma i suoi trascorsi, è stata una stagione direi importante e prolifica per lui. Quest'anno è andato prima a Lugano, il Lugano dell'ex presidente del Pescara Angelo Rezzetti, che conosciamo molto bene, non è stata un'esperienza fortunata, 6-7 partite, 0 gol, probabilmente anche problemi legati all'ambientamento, e poi il trasferimento sempre via Sassuolo al Pescara. Io devo dire che come inizio non c'è male, è vero ha segnato solo un gol, ma è stato, che gol però, 10 giorni fa nella vittoriosa trasferta di Cittadella al 92esimo, un gol da centravanti di razza, perché ha preso il tempo ai 2 marcatori, è saltato tra i 2 centrali del Cittadella, è stato bravissimo nella circostanza, per carità, lo stesso Scognaviglio. Questo è il primo gol con la maglia del Pescara, finora 9 presenze, quasi tutte da titolare, aveva esordito nella trasferta in Fausta di Salerno a fine gennaio prendendo il posto di Setter e poi praticamente ha sempre giocato, si è presentato con un palo alla prima da titolare a Verona contro il Chievo, un gran palo, calciando praticamente da fermo col piede forte, ovvero il mancino, il sinistro, poi sì, ha avuto una grande opportunità a Frosinone, il Pescara avrebbe potuto vincerla, però sono state pretestuose, esagerate secondo me e infondate le critiche espresse all'indirizzo di questo ragazzo, perché è vero sarà stata anche una grande occasione, ma Bardi, il portiere del Frosinone, ha anche compiuto un grande intervento. La settimana successiva è stato sfortunato perché sulla sua strada ha trovato Gabriel, il portiere brasiliano del Lecce, che gli ha impedito quello che sarebbe stato un grandissimo gol dopo uno spunto pregevole, tra l'altro calciando col destro che non è il suo piede naturale, ma lui calcia evidentemente in modo indifferente con tutti e 2 i piedi, e poi la prodezza di Cittadella. Secondo me è un ragazzo su cui il Pescara può puntare in questo finale di stagione, ci si aspetta qualche gol in più naturalmente da Odegaard, però è un giocatore davvero molto interessante, secondo me se gioca con un'altra punta dà il meglio di sé. Ok, Jens, what do you think about Massimo's words? I think you have everything right, like he knows his stuff and he knows pretty much everything about me. It's pretty impressive, but I agree what he say and I think he's right. Ok Massimo, hai capito? Tu te la cavi bene. Io con non l'inglese. Ho capito nulla. Ha detto che sei stato bravissimo, che hai saputo tutto su di lui ed è impressionante la tua conoscenza di lui, della sua storia. Grazie, quindi grazie. Beh, mi sono preparato naturalmente. Però no, vabbè, mi sono preparato, però vedendolo giocare ho apprezzato tantissimo le sue qualità. Secondo me è un ragazzo molto interessante dalla sua l'età, ripeto, lui con una seconda punta, con un'altra punta può giocare benissimo. Io non lo vedo come primissima punta, anzi chiederei pure a Luigi Gervese un parere tecnico. Volevo Massimo, guarda, io ti dico che è un giocatore veramente che mi ha colpito, che mi ha impressionato proprio per le sue caratteristiche. Una curiosità mia era quella proprio di chiedere a lui qual era se lui preferisce giocare come unica punta, fare la punta centrale, oppure se preferisce giocare in coppia con un altro attaccante. Normally I have only been used to play the striker position alone, but now here in Pescara I'm starting to play with 2 strikers and I actually like it. It's good to have someone close to you that you can play with. But if you play 1 striker or 2 strikers, both are fine with me. I think I can do both. Dice che lui finora ha sempre giocato da unica punta, però adesso sta giocando in tandem e dice che si trova molto bene, perché è anche bello condividere questo ruolo con un'altra persona. Lui crede comunque di essere portato per entrambi i ruoli.
Allora Massimo, continuiamo con le domande dei ragazzi. Tu naturalmente puoi intervenire, ti includiamo eccezionalmente nella platea dei cuccioli, quindi se vuoi... Sono un privilegiato, sono un privilegiato. Sempre. Alessandro Iachini. Cosa prova quando scende in campo? Before the game and in the warm-up and in the dressing room, I try to relax as much as possible. Of course, not the body, but in my head, I try to relax and stay calm. And I try to be confident, because if I try to stress myself too much, I don't think it will be good. So I try to stay calm and just focus on what I have to do and focus on playing football. Dice che prima di entrare in campo, durante il riscaldamento, lui cerca di rilassarsi perché agitarsi non gli farebbe bene e cerca di avere molta fiducia, e cerca di pensare in maniera positiva e appunto concentrarsi soprattutto con la testa, cioè rilassarsi, dice, con la testa, non con il corpo. Prossima domanda, Federico Agostinone. Sì, quanti giorni a settimana ti alleni? We train pretty much every day. This week, for example, we train 2 times a day, and yesterday we trained 2 times also. So it depends where we have the games, but pretty much every day we train at the moment. E per la maggior parte si allenano tutti i giorni, questa settimana hanno fatto anche degli allenamenti 2 volte al giorno nei giorni scorsi, ma di solito si allena tutti i giorni. Domanda successiva, Davide Di Sabatino. Sì, volevo chiedere qual è il tipo di alimentazione che fa? I try to eat some kind of carbohydrate, like pasta, rice, with some meat on the side and some vegetables. So I get a little bit of everything. I get the carbohydrates, I get the protein, I get the vitamins from the vegetables, and then I drink a lot of water to stay hydrated. Mm-hmm. Dice che mangia un po' di tutto, dai carboidrati, quindi pasta, pane, ma anche la carne, le verdure, cerca di fare un'alimentazione completa, integra anche con il ferro, con le vitamine e beve molta acqua per essere idratato costantemente. Ha provato gli arrosticini? Have you tried arrosticini? Yes, I have tried them. It's very nice, I must say. Ha detto che sono molto buoni, ok. Ok, are they good for the diet? Sono maybe buoni, not if dieta. You eat them, not if you eat them every day, but maybe sometimes if you have a nice dinner, then of course. Mm-hmm. Non li mangio ogni giorno, però se hai una bella cena si possono mangiare. Allora, adesso siamo arrivati a Oscar Fuschi. La tua domanda. Eccomi, buonasera. 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 Il calcio era la cosa a cui teneva di più da giovane? Yes, pretty much, because all my friends, we played together and we went to school together and we always played. So football was natural for me. I did it, my friends did it, we all did it together. Dice che per lui era naturale giocare a calcio, ci giocava sempre perché aveva i compagni di scuola con i quali condivideva anche il calcio, quindi giocava sempre. Ethan Daddario. Hai buoni rapporti con i compagni di squadra? Yes, I would say I have. It's always a little bit like when you're the new kid, it's a little bit special, but everybody has been very good at being nice to you and help me with things, so everyone has been really nice and it's some good guys. Ha rapporti buoni con tutti, sono bravi ragazzi, e poi come succede quando si arriva in una squadra nuova, ognuno cerca di essere gentile con te, ognuno cerca di aiutarti, quindi lui si trova bene con i compagni e ha buoni rapporti con tutti. Igor Zito, la tua domanda. Salve, buonasera a tutti. Io volevo chiedere qual era il motivo per cui si è appassionato al calcio, oltre ad essere un suo sogno, e gli, che,
i suoi ostacoli che ha dovuto affrontare per giocare in una squadra professionista. I fell in love with it because I was always watching on TV and watching all the big stars, and it inspired me to also try to become one. Mm-hmm. And for me personally, the obstacles has been to stay healthy, to have the body healthy and don't get injured. It's very important in football, of course, to stay healthy, and you have to try to keep your body as in good shape as possible. Allora dice che si è innamorato del calcio perché vedeva in televisione le partite, quindi guardando le grandi stelle del pallone si è appassionato di questo sport. E poi per gli ostacoli, i maggiori sono stati nel tenersi in forma, perché per un calciatore è sempre importante avere un'ottima forma fisica e non infortunarsi. Queste sono le maggiori difficoltà che ha incontrato. È d'accordo, mister Irvese? Assolutamente sì. Può diventare una psicosi quella degli infortuni, di avere paura di... Ma no, io penso che il pensiero nel momento in cui uno scende in campo non c'è il pensiero di farsi male, altrimenti sarebbe deleterio anche sulla prestazione. E purtroppo però fanno parte gli infortuni del mestiere, quindi bisogna cercare di essere fortunati per evitare grossi problemi. Alessandro De Santis, la tua domanda. Sì, allora, buonasera. Io volevo chiedere, la prima volta che è sceso in campo da titolare, come si è sentito? My first ever game with the first team was in the cup, and I came in, and 5 minutes after I scored my first goal, and it was maybe still the best time in my career, because I was so young. And it was my first game, and I scored a goal in my first game, and I think I will remember it forever, because it was so special for me. You feel like finally. Lui ricorda la sua prima prestazione di titolare in Coppa, e quando è entrato, dopo 5 minuti, ha segnato il gol, ed è stato un gol che non dimenticherà mai, perché al debutto più era così giovane, quindi è stata un'emozione bellissima. Forse Massimo Profeta può dirci quale Coppa era, visto che è così preparato? Ma la Coppa intende dire cioè, quando giocava in Danimarca? Sì. In Danimarca, con la squadra di club? Sì, con Lyngby. Ecco, perciò, allora sì, 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 assolutamente. Allora, adesso andiamo avanti con Emanuele Carbani. Sì, buonasera innanzitutto. Buonasera. Volevo chiedere come si è sentito al suo primo gol in una squadra professionista. It was big for me. It was at home with the... our home fans, and it was my first game and it was my first goal. It's just a feeling of pure happiness. It's nothing much else to it. You just feel really happy and proud. Lui si è sentito felice e orgoglioso perché era il suo primo gol e perché era in casa, ha segnato questa rete tra il pubblico di casa, quindi grande felicità. Matteo Occhiocupo, a te. Hai sempre giocato come attaccante o prima facevi altri ruoli? When I played with the youth teams in Denmark, I also played left wing and right wing and the striker, so I pretty much play all the offensive positions. But now I pretty much only play the striker position. But when I was young, I played left wing, right wing, striker. Ok, quando era più giovane, quindi nella squadra del Lyngby, ha giocato anche come alla destra e alla sinistra, poi mano a mano ha assunto ruoli più offensivi e adesso gioca sempre da attaccante. Andiamo avanti con Alessandro Tina. Buonasera. Ciao. Secondo te qual è stato l'aspetto migliore di essere un calciatore? The best aspect is you have the possibility to play football every single day on a really high level, and you have the possibility to
to have the games in the weekends in front of a lot of fans. Of course, at the moment you cannot, but normally you have all the supporters, and it really helps the sport, and you feel like it's a big thing. Dice che l'aspetto più bello è quello di poter giocare a calcio tutti i giorni, di potersi allenare e la domenica di poter giocare la partita e farlo davanti ai propri tifosi. Questa è una cosa che gli dà una grande emozione, la cosa più bella. Thank you. A te. Allora adesso andiamo a Christian. Christian Schiavoni. La squadra che tifavi da piccolo, la tifi pure ora oppure cambia a seconda di dove giochi? When I was a kid, my favorite team was Liverpool, because I was always watching them on TV, and now also I still support the Liverpool, so now it's pretty much the same. Lui è stato sempre tifoso del Liverpool quando era bambino, lo era, guardava sempre le partite in televisione e lo è ancora adesso, quindi è rimasto fedele a questa squadra. Grazie a Jens Odgaard, ci è piaciuto molto questo dialogo con i ragazzi, è stato molto empatico, vero mister? Sì, si vede che è un ragazzo che ha passione nel fare il suo mestiere e si vede anche che ha tanta voglia di emergere. Io glielo auguro perché è veramente un ragazzo molto interessante. Così come auguro alla prima squadra di già da domani di poter ottenere un risultato importante, perché devo dire che ho sempre avuto un'opinione molto positiva della qualità della rosa e lo confermo tuttora, e soprattutto devo dire che mi ha fatto anche un'ottima impressione il mister, perché lo reputo veramente una persona molto preparata. È un grandissimo lavoratore e devo dire che secondo me sarà la persona giusta per poter tirare fuori la nostra squadra da questa situazione. Quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene e auguro con tutto il cuore che già da domani di poter ottenere una bella vittoria per poter risalire un attimino la classifica. Massimo, la tua impressione su Jens, e poi parleremo del Pescara, però prima vediamo un servizio sulla Primavera, quindi adesso ti chiedo la tua impressione su questo calciatore che è nostro ospite stasera. È un ragazzo, come hai detto tu, molto empatico, un ragazzo che ha voglia di arrivare. Mi ha fatto piacere quando ha detto una cosa, che ha proprio il piacere di allenarsi, se non vado errato, ha dato una risposta a una domanda di un ragazzo, secondo me quella è significativa. Ha il piacere proprio di allenarsi, di andare al campo per allenarsi. I giovani di oggi non hanno tutto questo piacere, devo essere sincero, non sono come quelli di una volta, io non generalizzo per carità, però purtroppo è così, è una moda, è una brutta moda se vogliamo, evidentemente, perché hanno tutto e subito, e invece Jens Odgaard credo che sia un bel segnale di discontinuità, ecco, diciamo così. Quindi mi fanno molto piacere le sue parole, secondo me è un ragazzo molto interessante che ci potrà dare una grande mano per la salvezza. Io credo che giocherà, tra l'altro, giusto per anticipare un tema, davanti con Setter sabato a Lignano Sabbia d'Oro col Pordenone. Jens, ha ragione Massimo sulla tua posizione domani? Yes. Sì, conferma. Allora, facciamo un passo indietro e andiamo alla Primavera del Pescara. Ci sono gli highlights della partita con il Benevento. Mister Irvese, è un po' stretto questo pareggio? Sì, devo dire che sabato abbiamo disputato una buona partita. Peccato che non siamo stati concreti come le altre volte, però sotto il profilo della prestazione non posso che essere contento. Abbiamo avuto anche la possibilità di realizzare un penalty che purtroppo abbiamo sbagliato, quindi oltre alle occasioni devo dire che sotto il profilo della prestazione i ragazzi hanno fatto veramente bene, perché hanno giocato con personalità, con carattere e hanno cercato in tutte le maniere la vittoria. Non ci siamo riusciti. Ma non è quello l'unico obiettivo, ecco, dobbiamo continuare a giocare bene, perché se si gioca bene penso che la vittoria è più facile arrivarci.
E seguiamo insieme le immagini di Benevento Pescara Primavera, commentate da Francesco Paolo Salviani. Finisce 0-0 tra Benevento e Pescara. I biancazzurri di Mister Iervesi non riescono a dar seguito alla bella prova contro il Lecce nello scontro diretto di settimana scorsa. La cronaca del match al minuto quarto, uscita bassa di Quartarone su Chiarella. L'uscita del portiere del Benevento è precisa e sventa sul nascere l'azione del Pescara. Si prosegue al minuto 33 con Belloni che ha una buona chance, ma in scivolata il suo tiro termina fuori il Benevento nel primo tempo. E tutto in questa punizione di Garofalo dal limite dell'area che termina agevolmente tra le braccia di Sorrentino. Momento chiave della partita al minuto 43, contatto Quartarone Cuchi, per il direttore di gara non c'è dubbio, calcio di rigore per il Pescara. Dal dischetto va Belloni che però lo fallisce, lo tira debolmente tra le braccia di Quartarone. Nella ripresa il Pescara parte forte, minuto 46, assist di Mercado, colpo di testa di Chiarella e gran risposta di Quartarone. I biancazzurri continuano a macinare il gioco. Al minuto 58 Chiarella restituisce il favore a Mercado che ha tutto il tempo per aprire il piattone, ma trova sulla sua strada ancora il portiere del Benevento. Al minuto 74 il Pescara torna a premere con Belloni, ha una grande occasione l'argentino, il suo sinistro però si spegne fuori. Minuto 78 ci prova ancora Mercado, stavolta il tiro a giro dell'argentino termina di 10 centimetri fuori dall'incrocio dei pali. Nel finale il Pescara rischia, Verroli all'81esimo salva su questa conclusione di Agnello. Al minuto 83 su calcio di punizione ha una doppia chance l'ex di turno Masella che trova però Sorrentino attentissimo sulla sua strada. Finisce 0-0 per il Pescara che sale a quota 28, aumenta il vantaggio su Lecce, adesso è a più 5 la formazione di Mister Iervesi che nella prossima partita affronterà in casa tra le mura amiche il Napoli. E invece adesso ci proiettiamo sull'incontro di domani con il Napoli. Mister, è un avversario molto ostico questo. Sì, il Napoli devo dire che penso che sia sotto il profilo della rosa a livello individuale è una delle squadre più forti. E l'abbiamo incontrata due settimane fa e abbiamo vinto a Napoli, però credo che domani sarà una partita diversa perché scenderanno dalla prima squadra diversi giocatori e quindi anche perché per loro credo che sia una chance importante per poter rimanere attaccata al gruppetto delle prime quattro. Noi siamo consapevoli che domani è una partita diversa di quella dell'andata e cercheremo ecco in tutte le maniere di poter continuare questa striscia di risultati positivi, ma soprattutto come ho detto prima ci teniamo a migliorare volta per volta la nostra prestazione e consapevoli anche che è una partita sicuramente importante anche per quanto riguarda il discorso della classifica perché battere il Napoli sarebbe veramente un passo molto, molto grande in avanti. Sentiamo come vivono l'attesa di questo match Veroli e Mancini, due calciatori della Primavera. Li abbiamo ascoltati insieme a Francesco Paolo Salviani. Allora, quanto vi va stretto questo pareggio che avete ottenuto con Benevento? Un pareggio importante, anche se potevamo fare meglio, non siamo stati noi protagonisti della gara, sono stati momenti, abbiamo anche sofferto, però il padroneggio del gioco l'abbiamo avuto noi. Sicuramente è stata una buona partita, abbiamo avuto varie occasioni, anche rigore è stata una di queste, però non siamo stati bravi a buttarla dentro, magari meritavamo qualcosa in più, però un punto comunque non è da buttare. Quale difficoltà presenta adesso questa partita con il Napoli? Il Napoli è una bella squadra, abbiamo visto anche all'andata che in alcune situazioni abbiamo sofferto, però noi abbiamo dimostrato di essere anche superiori, siamo una bella squadra e di gruppo penso che potremmo ottenere un risultato positivo. E siamo in forma, ci stiamo allenando tutti bene, tutti insieme e spero nel migliore dei modi che sabato otterremo i 3 punti. Ah, il mister sicuramente è bravo, ci aiuta molto, ci aiuta a crescere e con i compagni mi trovo bene, sono tutti bravi ragazzi sia in campo che fuori dal campo. Scoprirà il colore.
noi da inizio anno abbiamo creato un bel gruppo, siamo cresciuti giorno dopo giorno e nonostante i mesi di stop siamo continuati a allenare e abbiamo sempre corretto i nostri errori, cioè le nostre debolezze, siamo migliorati e abbiamo dimostrato anche sul campo che siamo cresciuti molto e speriamo di continuare così anche fino alla fine del campionato. Ma sarebbe una grandissima soddisfazione, penso, per tutti. Ecco, cosa faresti in cambio della vittoria del campionato? Fai un pegno, un fioretto? Ma lo so, mi raso a zero. E in bocca al lupo per il campionato e spero che vada tutto bene, ricordati che è un figlio d'arte. Bene, e tra l'altro Mancini è un figlio d'arte, no? L'abbiamo visto, ci ricorda anche la simpatia di suo padre per come ha risposto, no? E Massimo, tu lo sai che nella primavera gioca il figlio di... Sì, il più piccolo. Di Felice Mancini, sì. Luca. Sì, il più piccolo lo conosco di meno. Io conosco l'altro che è un 96 che è esordito in Serie A col Milan, sì, nel 2013. Secondo me poteva fare molto di più nel calcio, Andrea, Credo che giochi in Serie D. Sì, l'ho avuto pure. Credo. Hai avuto anche lui. Allora, invece adesso saltiamo nel Pescara. La partita di domani, Massimo, prima di chiedere a Jens una tua visione di questo Pescara che comunque sta migliorando perché la sconfitta con la SPAL aveva delle attenuanti, no? No, assolutamente. Io concordo perfettamente con Gigi Iervese. Poi lui, insomma, vede allenare la prima squadra perché si allena credo dopo oppure contemporaneamente, insomma ha possibilità di guardare gli allenamenti molto più di noi a cui è inibito l'ingresso giustamente al Poggio degli Ulivi, però vedendo queste prime partite di Grassadonia veramente sta lavorando molto bene questo allenatore, secondo me ha grande personalità, lavora molto sul campo, si vede, i miglioramenti sono evidenti secondo me, diciamo che sostanzialmente un po' quello che aveva fatto Breda nella prima parte della sua gestione, perché ha ridato solidità e organizzazione a questa squadra, però con un minimo di palleggio in più. Nulla a che vedere col Pescara della prima parte della stagione, senza identità, senza gioco, soprattutto senza organizzazione, ma qui non è che faccio polemica, è un dato oggettivo. Quindi io diciamo che confido in questo finale di campionato. È chiaro che molti giocatori dovranno riprendere la migliore condizione, mi riferisco agli attaccanti, non a Nodgaard che forse è quello che attraversa un momento più positivo rispetto di forma, rispetto ai suoi colleghi di reparto, e devono crescere le condizioni sia Setter, che è fondamentale, che lo stesso Giannetti, che purtroppo nella prima parte di questa stagione ha giocato a Salerno soltanto 128 minuti, poi quando è arrivato si è infortunato, quindi è chiaro che non è proprio al massimo della condizione. Il Pordenone è, secondo me, è una squadra battibile, sta facendo molto peggio del Pescara, nel senso che nelle ultime 5 partite ha racimolato la miseria di un punto con un solo gol fatto nello stesso lasso di tempo, quindi sul piano proprio realizzativo peggio del Pescara, che purtroppo fa fatica lì davanti. Quindi secondo me questa è una partita che il Pescara può vincere con intelligenza, naturalmente senza fretta, cercare di non subire. Allora io la mia idea è questa del Pescara di quest'anno, viste le criticità soprattutto nel reparto offensivo, il Pescara deve cercare di stare in partita per gli interi 90 minuti, non subire gol e provare a vincerla. Questa è la sintesi. Bene, Hans Odgar, do you agree with Massimo's statement? Yes, I agree with him in some parts and some parts not so much. Yes. Ok, in alcune parti è d'accordo con te. Which are the parts you don't agree with? It's easier to say what I agree with. I agree with, of course, this game is a game we have to believe we can win, and of course we have to be smart to do so. But I think he's right. Of course, we have to believe that we have to win a game like this. Lui è d'accordo sul fatto che devono credere in loro stessi e credere che possano vincere un match come questo, una partita come questa. Sentiamo cosa pensano i ragazzi di questa partita di domani del Pescara. Matteo.
Beh, io penso che domani sia una partita comunque importante, perché comunque dobbiamo lottare per salvarci, e spero che comunque il Pescara possa vincere, perché in queste ultime partite ha dimostrato comunque di avere un buon gioco e di poter fare. Bene. Ricordiamo che c'è anche una squadra femminile che porta i colori del Delfino, che domenica scorsa ha avuto il coraggio di battere la capolista Palermo Women, e noi abbiamo gli highlights di questa partita commentata da Daniele Berardi, vediamo. Torna alla vittoria il Pescara di Francesco Mucci, che batte 3-2 il Palermo al Delfino Training Center in una partita davvero ricca di emozioni. Al minuto 9 il primo tentativo è rosanero, cross di Viscuso dalla destra, arriva all'appuntamento col sinistro Coco, che però manda fuori. Minuto 40 la partita si sblocca, tiro dalla lunghissima distanza di Lenia Viscuso, di Rettuso non perfetta, e vantaggio Palermo, che rischia anche di raddoppiare al minuto 43, ma Dragotto, capitano e numero 9 rosanero, trova soltanto la base del palo. Nel secondo tempo il Palermo comincia col botto, minuto 54, triangolazione con Dragotto che scarta, poi Di Lettuso deposita in rete il pallone del 2-0. Il Pescara sembra frastornato, al minuto 58 Dragotto avrebbe l'ennesima occasione per trovare la doppietta, ma stavolta Di Lettuso le dice di no. Da questo momento la partita cambia, minuto 60 Di Tullio si invola sulla destra, arriva a tu per tu, trova un angolino davvero importante per l'1-2 del Pescara, che riesce a ribaltare la partita. Lo fa al minuto 62 con Del Rosso, scappa a sinistra Di Domenico, mette a rimorchio per Del Rosso, che fa 2-2 con il piatto. La partita adesso torna nelle mani del Palermo, che al minuto però 68 deve difendersi da questo suggerimento di Pagano al centro per Di Tullio, manda di pochissimo alto l'esterno destro del Pescara. Minuto 83, Di Lettuso si ripete nuovamente con una grandissima parata su Dragotto, e all'89esimo il Pescara trova la rete del 3-2, triangolazione Del Rosso, martella con l'88 subentrata nella ripresa, che trova l'angolino del 3-2, fa felice mister Mucci, fa felice il presidente Cicconi e riporta il Pescara alla vittoria dopo 4 sconfitte. E noi siamo arrivati ai saluti per questa sera, un ringraziamento a mister Pierluigi Iervese, in bocca al lupo per la gara di domani. Grazie per l'invito. E naturalmente grazie a Jens Odgaard, grazie per la simpatia, la freschezza con cui ti sei confrontato con questi ragazzi. Was it a good experience for you? È stata un'esperienza bella per te? Jens? Okay. Yes, excuse me, I couldn't hear you. Was it a good experience, a funny experience to talk to this boy? Yes, and I want to say thank you to all the boys and for all the good questions. I think it was very good questions, and I hope they can take something from my answers. I hope they were good enough. Mm-hmm. And also thank you to Massimo, and also thank you to Mister. It's a compliment for me. Okay. Bene, lui ringrazia questi ragazzi anche per le belle domande che gli hanno fatto, ringrazia Massimo, ringrazia il mister per aver parlato così bene di lui. Allora, noi ringraziamo l'allenatore Nicola D'Amore, tutti gli esordienti 2008, in bocca al lupo anche a voi ragazzi, speriamo che i vostri allenamenti possano ricominciare prestissimo. Grazie a Massimo Profeta per le sue precise analisi di ogni settimana. Non esageriamo, volevo salutare Luigi, intanto volevo ricordare che il Pescara ha imbattuto il Pescara Primavera, sì. Vero Luigi? Sì, sì. Abbiamo 8 vittorie e 4 pareggi, o mi sbaglio? 8 vittorie e 3 pareggi. 3 pareggi, però la vittoria con Lecce un po' rubacchiata, eh? Sono d'accordo con te, è vero, sono d'accordo con te. Abbiamo compensato la fortuna che abbiamo avuto con il Lecce sabato con il Benevento. Tu lo sai che non mi sfugge nulla, ho visto tante partite, anzi, proprio mi dai 10 secondi, Mila, perché davvero sta plasmando una bella squadra a sua immagine e somiglianza con le idee di calcio, perché si arriva sempre al risultato, secondo me,
attraverso il gioco, e si vede giocando, vedendo giocare la Primavera, questo è proprio evidente, è palese. E tra l'altro col Napoli ha giocato secondo me una grande partita qualche settimana fa, era un recupero, ha giocato una partita intelligente con grande personalità, ha stravinto secondo me meritatamente soprattutto nel secondo tempo. Non ricordo se a realizzare un gran gol è stato proprio Chiarella o Mercato. Chi era? Chiarella a Napoli. Chiarella che ha fatto un gol pazzesco. Questo è un ragazzo che io ho visto giocare anche l'anno scorso quando c'era le Grottaglie all'inizio, davvero secondo me ha tante potenzialità. E quest'anno vorrei capire Pedicone, perché è un ragazzo pure che secondo me ha delle ottime qualità, l'ho visto per la prima volta in questa stagione, ha fatto 2-3 partite di livello. Sì, sono d'accordo Massimo, parte Chiarella che è un giocatore che da diversi anni è con noi e che sta crescendo veramente tanto, e lo stesso Pedicone, ce ne sono tanti ragazzi che in questo momento stanno migliorando. Pedicone è un ragazzo che è arrivato da poco e sono convinto che ha dei grandissimi margini di crescita e sta facendo bene, spero che possa continuare fino alla fine. Bene, qui ci sarebbe da aprire un altro capitolo, ma non abbiamo tempo di farlo. Noi continuiamo con i nostri ringraziamenti che vanno al nostro regista Andrea Di Fabio, ad Alceo Tornati per la diretta Zoom, Luca Teseo, Francesco Paolo Salviani e Daniele Berardi per la collaborazione esterna, naturalmente la Pescara Calcio con Max Mucciante, Angelo Londrillo, Giuseppe Geria, e naturalmente un grazie sentito a tutti voi che ci seguite ogni settimana. Vi aspettiamo venerdì prossimo a Cuccioli e Campioni. A tutti la nostra più sincera buonanotte. Arrivederci.